Bella a tutti ragazzi ed eccoci qua ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, ve l'avevo detto un paio di ore fa quando vi ho fatto uscire il video del grandissimo Leaks che è arrivato con le nuove skin che domani vedremo nel nuovissimo Battle Pass della Season 7 e anche con la nuova modalità creazione. Staremo un po' a vedere poi quello che succederà. Andate a vedere ragazzi la pagina di Twitter di Fortnite che vi spiegano comunque con un video cosa sarà la modalità creazione. Alle mie spalle ragazzi il teaser numero 1, non so cosa voglio dire, ma come ogni season ragazzi, anche oggi il terzo ed ultimo teaser non ha fatto ritardo. Numero 1, l'abbiamo visto, il Cavaliere del Ghiaccio, ne abbiamo già parlato abbondantemente. Numero 2, una delle skin che abbiamo visto anche nel Battle Pass, la Pantera, chiamiamola un po' come vogliamo, in poche parole ragazzi, una skin sicuramente non umanoide che non sappiamo bene che cosa succederà. E ragazzi, ieri lo avevamo visto, il tizio che era sopra qua, Sgadan! Eccolo ragazzi nel terzo teaser di oggi. Come vedete ragazzi sembra... Sembra un tizio bardato che va nei ghiacci, tipo un eschimese, ed è... Ormai abbiamo capito, ragazzi, che la Season 7 è tutta sulla neve, tutta sul ghiaccio, ci ha martellato e ce l'hanno fatto capire. Sta tenendo in mano uno Scar, innanzitutto, e come vedete, ragazzi, con l'immagine di oggi è proprio chiarissimo che la zipline, che voi la vedete di là, la zipline, ragazzi, sarà uno dei nuovissimi oggetti che probabilmente, quasi certamente, entreranno di diritto per sempre nel nostro Fortnite. Potrebbe, ragazzi, essere una sostituta del rampino. Vi ricordo, ragazzi, il rampino è arrivato quest'estate nella modalità fuga, dove ci hanno dato anche le skin dei Joker. Meraviglioso, a parer mio ancora uno degli oggetti più belli di Fortnite, veramente fighissimo. Chissà che cosa sarà la zipline, come funzionerà, e chissà, ragazzi, questa skin invece come diventerà. Potrebbe essere, ragazzi... Allora, abbiamo visto nell'immagine quella che vi ho pubblicato con le tre skin. Il tizio centrale era il Cavaliere del Ghiaccio. La tizia nera era la tizia di ieri. Non è che questo, ragazzi, è il tizio, quello messo sulla vostra destra, con le braccia incrociate, i muscoli fuori, che in questo momento sta indossando tipo qualcosa per il freddo? Non lo so. Ovviamente ragazzi, tutti i vostri commenti qui sotto, e se siete in hype per la Season 5 non potete non lasciare il pollicione in su ragazzi. Vi ricordo che noi ci vediamo questa sera alle 19:30. Ciao!